Salve a tutti i miei legionari barbarozzi non iscritti, io sono Alessio PCM e vi do il benvenuto, il bentornato su questa meravigliosa campagna con Alexandros della casata di Alicastros, re di Grecia e delle due Sicilie, ma vassallo dell'imperatore di Bisanzio. Come al solito invito tutti i barbarozzi non iscritti a iscriversi a fine video se il video gli dovesse piacere, invito tutti voi a lasciare qua sotto un bel like e a condividere il video e la campagna con amici. Inoltre, mi raccomando, attivate la campanellina che si trova qua sotto in modo da ricevere ogni volta che uscirà un nuovo video una notifica. Oh, le comunicazioni di servizio sono state fatte, quali sono i nostri scopi? Al momento, allora, vorremmo entrare in una setta. Io, dato che ha 18 di intrigo, Alexandro si meriterebbe di entrare nei satanisti come papà suo. Però non possiamo farlo al momento perché questo ragazzone non ha peccati con sé. Quindi, come procederemo? Come procederemo? Allora, io direi che la cosa più saggia da fare al momento è accumulare un po' di soldi. E questo perché? Perché stiamo tentando di assassinare Mammina, purtroppo. Sono, l'ho già detto nello scorso video, sono molto dispiaciuto per questo. Questo qua ci invita a fare una gara, va bene. E ci ha battuto, infame, infame. Dicevo, dobbiamo ammazzare Mammina, non perché la odiamo, anzi, poverina. Poverina, ci spiace tanto, però perché otterremo delle rivendicazioni, otterremo una rivendicazione sul Regno d'Italia. Ed è una cosa molto importante perché metterci l'Italia sotto il nostro dominio ci estenderebbe in modo davvero imponente i nostri domini personali e sarebbe meraviglioso. Tra l'altro vogliono fare una rivendicazione per nostra sorella sul Regno di Grecia, Cassiopea. Poi cos'è che abbiamo? Elective Succession in Sicily? No. Assolutamente no. E Elective Succession in Greece. Ok, quelle sono le due fazioni che più rompono le balle. E proprio per questo io manderei da questi due vassalli qualcuno a rompere le balle. Tra l'altro stiamo cercando un artefatto a quanto pare. E lo sta cercando lui. Quindi non so quanto potrà agire per, come dire, combattere contro questi ribelli. No, power increase meno 50%. Non posso darti queste spie per cercare l'artefatto. Mi dispiace, ma assolutamente no. Tra l'altro, mi avete dato un sacco di consigli. Soprattutto uno di voi mi ha consigliato di fare come Eritinu i catafratti e farci delle forze di cavalleria pesante d'elite. Il problema è che costano 1300 Retinue Cup e noi al momento ne abbiamo 1200 massimi, quindi una cosa che andremo a fare sarà anche ampliare i nostri domini. Benissimo, ci hanno beccato il fatto che vogliamo uccidere nostra madre. Ottimo, ottimo. Immagino che lei non ci vedrà più tanto bene dopo questo. Mi dispiace, non volevo, quindi il mondo sa che siamo dei cattivoni. No, non sembra che ci sia stato un grande cambiamento, vabbè, meglio così. Tra l'altro, per quanto siamo caritatevoli, no, io voglio un tratto negativo. Forse non l'hai capito, io voglio essere un cattivone, ma niente, non è possibile, non è possibile. A quanto pare. Vabbè, potremmo fare la monarchia elettiva, l'elective Gavelkind, che però non è un'ottima idea. Primogenitura naturalmente non possiamo per la tecnologia. Tecnologia a tal proposito, legalismo, fra poco potremmo farlo passare di livello 3, il che è meraviglioso. Per quanto riguarda le leggi del reame, come siamo messi nelle due Sicilie? A quanto pare non posso cambiare niente in quello del regno delle due Sicilie, va bene. Nell'impero, guardiamo un attimo la successione, scusatemi, io non ce la posso fare. Ok, siamo qua perché questa qua monopolizza il voto. Però tentare di plottare per ucciderla non ci porterebbe a molto. Quindi, dato che l'imperatore è anche relativamente giovane, se non ricordo male, tanto vale ottenere la claim, le claim sull'Italia e no, non mi interessa che questo qua ha ucciso qualcuno. Dicevo, non ne vale la pena. Non ne vale la pena e magari cercheremo di rapirla e ucciderla una volta che saremo entrati nei satanisti. Però se questo ragazzuolo facesse qualcosa di cattivo, sarebbe un'ottima cosa, ma a quanto pare non succede. Va bene, allora teniamo una festa, così tanto per. Ok. Con tutti i nostri vassalli. Questo qua ci chiede sempre aiuto e per 5 anni avremo meno tecnologia. No, no.
Ok. Festa, paghiamo in oro. Perfetto. Altro oro. Tanto ne stiamo mettendo da parte un bel po'. E anche qua con il cibo vogliamo di tutto e di più. E abbiamo mandato tutti i nostri inviti. Questo ci permetterebbe anche in teoria di migliorare le opinioni dei nostri vassalli. Ah, guardate, già il primo che rifiuta. Secondo che rifiuta. Mannaggia voi. Ok, e la festa è cominciata. Tra l'altro, c'è qualcun altro che possiamo far unire al plot? A quanto pare sì. Quindi sganciamo un po' di gente qua perché... Cioè, sganciamo un po' di soldi alla gente qua perché abbiamo assolutamente bisogno di ottenere questa claim che aumenterà il nostro potere incredibilmente. Se riusci... Cioè, il nostro potere aumenterà incredibilmente se riusciamo, naturalmente, a prendere quella claim e quel territorio, quindi. 136% dovrebbe essere sufficiente. Adesso, la prossima cosa che vorrei fare è ampliare un po' qua in Grecia. In realtà non posso ampliare niente... Di che? E ciò è male. Abbiamo 6 territori sotto il nostro diretto controllo e abbiamo ottenuto una claim su Costantinopoli. Sulla contea di Costantinopoli. Sì, vabbè, sai che me ne faccio. Grazie. Davvero molto utile. Mi è piaciuto un sacco. Va bene, dato che è stato uno spreco, a sto punto direi che la prossima claim la facciamo qua. Dato che è un regno singolo. Poi potremmo volendo dichiarare guerra a Capua, anzi anche questo è indipendente, potremmo dichiarare guerra a lui come guerra di vassallizzazione e lui è alleato con, anzi no, è alleato con noi. Fatemi vedere un secondo. Con noi ci sarebbe anche il Ducato di Tracia. Perché? Ah, perché siamo alleati naturalmente con un membro della famiglia imperiale che è il padre della principessa Eupratzia, penso. Ah, che tra l'altro il Basileus. Ma scusa, sono alleato col Basileus? Potrei fargli un patto di non aggressione, ma non lo farò. Va bene, allora vediamo di riunire questi ultimi territori sotto il nostro dominio. Ok, the jure claim. E voilà. Tiriamo sulle nostre truppe, naturalmente. Sciaffete, con estrema cattiveria. Riuniamole. Riuniamole anche qua. Voi ritiratevi tutti in Sicilia. Ok, qua ho il dubbio che ci intercettano. Cos'è successo? Cavalcando sulle montagne vedo un gruppo di soldati pomposi che viene verso la mia, le mie truppe con le armi alzate. When they're finished with us? Ah, quando hanno finito con noi tutti i miei uomini sono morti. Cado in ginocchio nel fango, domandandomi perché sono ancora qui. Cos'è successo? Io non appartengo a questo posto. Che figata, cos'è successo? Oppure, dov'è il comandante nemico? Lo ucciderò io stesso. No, 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 no. Inseguiamo il comandante nemico. La lunga spada che ho ricevuto da mio padre, il despota Alessios. Risplende di luce. Che cavolo. Non riesco a tradurlo, ragazzi. Vabbè, in ogni caso, riesco a raggiungere Major Alem. Che riesce a parare il mio colpo, ma non il secondo. E quindi abbiamo vinto il duello. Wow, 50 di prestigio, sbammete. Che figata. Però l'abbiamo solamente ferito, non l'abbiamo ucciso. Ok, e abbiamo già ottenuto una claim sull'altro territorio. Incredibile, velocissimo. Il fatto è che adesso, come adesso, mi sa che stiamo perdendo soldi, quindi fare una claim su questo territorio non so quanto ci può convenire. Ah, tra l'altro è una gran city. Sarà buono avere un vassallo mercante. Dai, la facciamo la claim allora. La facciamo. Le nostre truppe sono state riunite. Ok, abbiamo degli ottimi comandanti e li facciamo dirigere fin da subito lì. Voi signorini, a sto punto non vi tiro neanche su, anche perché ragazzi, mi sa che i territori in Grecia, cioè in Grecia, scusate, a Creta, li andrò a togliere perché sono estremamente scomodi e preferisco piuttosto averci un vassallo, quindi andremo a prendere altri territori se possibile, o meglio, andremo a cambiarli questi. Ok, questi signori si sono riuniti.
Perfetto. A quanto pare stiamo guadagnando comunque. E... cosa? Principessa Cassandra? No, 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 no. Sorellina. Ah, perché il nostro Sacellarius fa parte della dinastia imperiale, ma mica lo sapevo io. Gli è nata una figlia e hanno due figli, Alexios e Valentinus. Però il secondo non me l'avevi chiesto, se lo potevi chiamare Alexios, è infame, infame. E allora lei la chiamiamo... come la chiamiamo? Afrodite. Di sicuro sarà brutta come la fame. Ah, due gemellini addirittura. Ah, ok, ecco perché non me l'aveva chiesto, perché è nato Aurora. Vabbè, chiamalo Alexios, va bene. Nome classico, standard, oserei dire. Andiamo a legnare questi qua. Sbammete. Massacrati. Tra l'altro, siamo in guerra con gli Abbasidi, bellissimo, e stiamo prendendo le botte. E gli Abbasidi hanno un bel po' di soldati. E per cosa stiamo combattendo esattamente? Ah, giusto, per un holy war della Mesopotamia. Genio, eh. Effettivamente, Marco mi aveva fatto un commentino su questo, sulla ottima scelta del nostro imperatore di fare una holy war per la Mesopotamia, però vabbè. Vabbè. Ce ne faremo una ragione che si scassi, ragazzi, anche perché in un holy war non possiamo perdere territori, quindi ci va bene così. Adesso vediamo di occupare questo territorio il più velocemente possibile. E io già so che non avrò neanche un tratto negativo con questo stronzo e non riusciremo a entrare nei satanisti, che è quello che agogniamo. Ok, vabbè, sentite, finiamo l'assedio così. Boom, guerra vinta. Ciao, Gero. Perfetto, possiamo tirare giù le nostre truppe? Sì. Voilà. Et voi là. Ok, qua non possiamo cambiare niente. Controlliamo un attimo le reti nu. 1300, yeah. Yeah, sapete che vi dico allora? Che questi simpaticoni li andiamo a togliere. E li andiamo a sostituire, come avete consigliato, con i catafratti. L'unica cosa è che ci vorrà un po' di tempo perché riusciamo a mettere da parte quei soldi. No, non è vero, ci vorrà appena qualche mese, quindi buono così, buono così. Adesso non abbiamo niente da fare. Il tuo fisico di corte, Teofanes, ha guadagnato una ottima reputazione dopo aver lavorato per tutto questo tempo nella tua corte. Adesso è considerato un rinomato fisico. Wow, bravissimo. Minchia, 30 di learning. Ragazzi, questo qua ti riporta in vita. Cioè, se muori, ti fa risorgere. Con 30 di learning è a livelli divini, oserei dire. Miseria. Ma perché noi stiamo combattendo esattamente? Ah, perché siamo comandanti dell'impero bizantino. Sì, possiamo ottenere dei peccati. Benissimo. Dopo essere tornato dal campo di battaglia, non mi sento più a casa. Il mio corpo è lì, ma la mia mente è ancora a Kevin, dove abbiamo combattuto. Qualche volta mi domando se sono morto e questo è tutto un incubo. Delle volte non riesco a respirare. Ulla miseria. Non sarò mai più vicino a nessuno e divento celibe? No. Oppure un po' di solitudine è tutto quello di cui ho bisogno. Diventi depresso? Ah, però da una parte non sarebbe male. Perché la carissima Cassandra diventerebbe regina. Fatemi controllare un attimo. Allora, il carissimo Duca Leon di Evil ha una claim sull'impero bizantino. Claim che poi passerà a tutti i suoi figli, tra cui Sabbatios. Sabbatios poi la passerà. Scusatemi. La passerà ai figli di Cassandra. Sono tentato di ucciderlo, ragazzi. Se no, guadagna il tratto voglioso e il tratto ubriacone. Questo non è granché, però. Oppure è abbastanza con... è anche troppo con quei sentimenti. Penso che picchierò qualcuno. Diventiamo stressati, iracondi e possibilità che diventiamo anche depressi. Mi piace perché forse è quello meno rischioso, perché ubriacone non è un buon tratto. Andiamo a picchiare qualcuno. Ok, siamo stressati ma non depressi. Cos'è successo? Ah, ok. Ci chiede di non unirci a complotti contro di lui, il nostro imperatore. Va bene. Va bene.
Tra l'altro, vediamo di far stoppare un attimo questi plot qua. Mandiamo il nostro satellarius qua. Perfetto. Qua l'abbiamo ottenuta la claim, se non ricordo male, sì. Quindi possiamo metterci a farne una anche qua a sto punto. Abbiamo quasi abbastanza soldi da poter fare quello che volevamo e prenderci catafratti. Scusate, mi stavo un attimo impappinando. Ok, rendiamo noto che vorremmo unirci ai satanisti, perfetto, perfetto per davvero. E abbiamo i soldi per i catafratti. Ok, l'arruolamento quanto ci costa? Ma ok, neanche troppo. Ok, io ho cenato con Partena Skillaris, abbiamo bevuto un sacco, è dolcissima e mi attira molto. Quindi, perché non dovrei fermare questa conversazione che... Lentamente. Ah no, è una domanda, ok. È riflessiva. Quindi perché dovrei fermare la nostra conversazione anche se si è lentamente spostata verso idee eretiche come il discutere la salvezza di Dio? È intrigante, è molto intrigante, ragazzi. Ok. Lei naturalmente ci fa tutte le advance, il nostro signore ti proteggerà e ti aiuterà e noi... Ok. Incoraggiamo le sue advance, tutto quello che vuoi, e chiediamo a Partena come possiamo iniziare questo viaggio verso la conoscenza proibita. Perché il giardino dell'Eden non ce ne frega niente. Ok, ci lascia da soli e ci dice che ci contatterà. Grazie, grazie. Quindi adesso inizierà la catena di eventi che ci porterà a tutto. Cosa succede qua? È passato un po' da quando Partena è entrata in contatto con noi e noi abbiamo rimuginato sulle sue parole. Dio disse ad Adamo che sarebbe morto se avesse mangiato il frutto proibito, ma Dio mentiva. I preti della chiesa mentono. Ok, possiamo aspettare ulteriore istruzione oppure perdere il tratto caritatevole. Ma in realtà no. No, 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 no. Aspettiamo ulteriori istruzioni perché non è così male come tratto. Non siamo riusciti a fermare questi qua dal lottare contro di noi. Tra l'altro forse è meglio mandarlo contro questi che sono anche più potenti. Ok, adesso ci facciamo il pentagramma sul braccio per Fieto. Oh, guardate, ci sono dei saccheggiatori norreni. Tra l'altro, il plot contro nostra mamma, come va? Malissimo, malissimo. Cioè, no, porca miseria. Ok, invitiamo ancora un po' di gente. Non ho tanti soldi, ragazzi, ma è da fare. Un altro 15% ce lo andiamo ad aggiungere. Perfetto. Questi si stanno sempre formando. Ok, ci dicono di aspettare il messaggero. Va bene, lo aspetteremo. Lo aspetteremo. E il messaggero è lei, Zdiant. Una musulmana. Con nessun tratto spettacolare. E. Ok. Adesso ci conduce verso la nostra stanza. E. Hey, hey. Questo qua è il solito rituale. C'è gente in cerchio. E con candele attorno al suo letto. E noi dobbiamo probabilmente fare cose sconce con Sdiante. Mentre tutti gli altri, che ne so, invocano Satana, fanno il rituale strano. Ok, quando abbiamo finito, le diciamo che desideriamo che ci avesse trovato prima. O che è stato un male necessario. Ma avremmo voluto che arrivassi prima, sinceramente. Te lo assicuro. Te lo assicuro. Oh, e adesso finalmente siamo entrati nella gilda. Ok? E guadagniamo anche un sacco di punti grazie a tutto l'intrigo che ha il nostro amicone. Miseria, sorellina, ma quanto ciuli! Cioè, continua a farne. E questo qua lo chiamiamo Augustus, che era sempre uno dei nomi della votazione. Anche se non sarà mai imperatore. Un nostro compagno, membro della Gilda di Lucifero Callistos, è stato catturato. Male, molto male. Tra l'altro, quanto è potente la Gilda? Ci dovrebbe essere scritta l'influenza da qualche parte. Però non mi ricordo dove. Lista. Ah, qua, forse nella lista dei membri. Madonna, 151 membri. Mica male. Forse è qua. Moral Authority. No. Vabbè, non importa, non importa. Ci va bene così, ci va bene così. Atene prospera, perfetto. Cosa diavolo è successo? Ah no, niente. La leggenda di Vagn, il diavolo di mare,
Ci sono ancora molti saccheggiatori che fanno razzia sulle nostre coste, ma nessuno come il terribile Vagn, il diavolo di mare. I popolani sono spaventati persino di menzionare il suo nome e pensano che quest'uomo sia una sorta di demone marino che esce dalle profondità dei mari e dei fiumi, anzi no, che rimane in attesa nelle profondità dei mari e dei fiumi in attesa di colpire una preda, come dire, alla sprovvista. Seguendo le storie, questo saccheggiatore conduce un'armata di uomini affogati e controlla un gigante drago. Si dice che abbia ucciso migliaia di persone e bruciato un intero reame. Wow. Wow. La miseria, con sti cazzi, ragazzi. Pazzo, allora, segue gli antichi dei a un esercito di 8.000 uomini, a 13.000 d'oro e 10.000 di prestigio, ma è un mostro! È un mostro! Wow! E dove sta combattendo ora come ora? Verso la Polonia? No, no, aspetta, aspetta. Keep calm. Dove ti trovi? È a Vienna! Cosa ci fai a Vienna? Vabbè, ok, va bene così, va bene così. Facciamo andare avanti ancora un po' il tempo. Tra l'altro, adesso abbiamo sbloccato le azioni, quindi potremo cercare di rubare. Di rubare. Di rapire l'erede al trono imperiale. Tra l'altro, ha perso un po' di punti prestigio. Quanto ci costa? Non possiamo ancora farlo. Perfetto, perfetto. Il nostro Sakellarius vuole che lo aiutiamo nella ricerca dell'artefatto. Per 5 anni aumentiamo il tempo di costruzione, diminuiamo le tasse dei vassalli e diminuiamo la loro opinione di noi. Come siamo messi a opinioni ora come ora? Beh, in realtà siamo visti decentemente. Però no, non ti darò il decreto, mi dispiace. Mi dispiace, ma non me lo posso permettere ora come ora. Va buono. Cos'è successo? Ah, ok, nostra moglie ha raggiunto l'età adatta per il matrimonio e va bene, lo accettiamo. E siamo riusciti a sposarci. Guardate che bellina che è nostra moglie. Tenera, nata nella porpora, battezzata. Ah, proprio quella che piace a noi. E sarei tentato di farla entrare nei satanisti, ma no, no, è una cosa nostra questa. Allora, carissima, ti diamo un bel regalino perché sei molto simpatica. Ti diamo il titolo di reggente e basta. Oserei dire basta. Ok, perfetto. Detto questo, legionari, io direi che ci possiamo fermare qua. Spero sinceramente che il video vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto, vi ho già detto cosa fare. Iscrivetevi, lasciate qua sotto un bel like, condividete il video. E mi raccomando, in attesa del prossimo episodio, date un'occhiata alle altre campagne presenti sul canale, sia che siano in corso o che siano già terminate. In ogni caso, sono organizzate in modo maniacale, quindi troverete tutto con facilità. Ave a tutti, legionari, e a presto!